Ciao carissimi, siamo di nuovo qua per divertirci. Oggi trasformo questo top. Non so se l'avete visto il video che ho fatto qualche settimana fa, in pratica erano due vestiti, questo è di Sally Vai e questo invece l'avevo comprato da Twist della mia amica Beatrice. E ho fatto un mix fra le due gonne, perché questa aveva un difetto, questo vestito qui non mi piaceva più e quindi ho deciso di fare un mix. E invece sistemerò questi due top che sono rimasti, in modo da usarli tutti e due. Mi trovate su Facebook e su Instagram come BabyFashionBlog Paola. Non dimenticate di iscrivervi e di mettermi un like e soprattutto tantissimi commenti. Sono contenta che vi sia piaciuto il video degli abiti da sposa. Sono le creazioni che abbiamo fatto io e Beatrice e mi è piaciuto e mi sono divertita a indossarli. Peccato che Maurino non mi voglia sposare, perché sennò io avrei la super scelta per potermi sposare in qualsiasi occasione, stagione. Lui non mi vuole sposare, uffa. Oh, cercate di convincerlo voi, magari. Potrebbe essere un'idea. Vabbè, torniamo a noi. Allora, qui serve. Questo non mi serve niente perché dovrò solo sistemare la scegliera e farci l'orlino in pratica qui in fondo. Lo ripiego su se stesso, sia questo lato che il sotto, e quindi questo è facilissimo modificarlo e si fa presto. Gli strumenti che servono in pratica, qui serve la macchina da cucire, le forbici, il metro forse, e poi essendo ancora tutti i negozi chiusi, io mi sono dovuta arrangiare un po' con quello che avevo in casa. Cominciamo. Allora, parto subito con questo, che è facilissimo e si fa presto a farlo. In pratica la cerniera, tanto questo qui è abbastanza elastico, io me lo tirerò dalla testa, perché queste sono le cerniere, quelle invisibili praticamente, vedete queste qui, e non ci sono apribili, almeno questa qui non era apribile, quindi io la taglio qui a filo di questo del top, la mando dentro e faccio la stessa cosa che ho fatto nel vestito, praticamente ci do dei puntini in fondo e quindi la blocco e non si apre più, e per infilarmelo la apro così e è sufficiente per quando lo indosso. C'è rimasto anche l'avanzo dell'altra volta, quindi prendo le forbici. Ah, non ho detto tutti, anche lo spruccino serve, e quindi ora taglio qui così a filo. Olè, fatto, andata! E ora non mi resta altro che ripiegare tutto a modino. Prendo, vai, non l'ho preso, il mio attrezzino, questo qui famoso, che metto dentro e mi serve per lavorarci e non prendere con le spille il top. Aiuto! Ma oggi non sono stata bene, quindi è un po' così. Devo ripiegare il top 1 cm, così mandarlo dentro, sopra e sotto. Mi dà noia l'altra parte, quindi uso questo qui. Prima ne faccio una metà e poi faccio l'altra metà. Ora fatto così, praticamente, ora se lavorato sul dritto, metto dal rovescio, infilo dentro questa cosina, rigiro e vado a ripiegare su se stesso l'altra parte, quella sotto, e così mi viene subito perfetto. In pratica, finito, viene una cosa così e è perfetto per un sottogiacca, non penso di indossarlo da sola. Quindi questo è pronto per andare alla macchina. Ora lo piego così, mettendo il centro davanti e il centro dietro, per vedere se torna tutto perfetto, se è alto uguale. Qui è perfettamente alto uguale, vedete? E qua tutto dietro lo stesso. Eccolo qua. E quindi questo è pronto per essere macchinato e in pratica si ferma poi la cerniera lì in fondo e è finito.
Questo penso che sia venuto abbastanza bene il lavoro. Ora ci levo tutte le spille e vediamo. Faccio una prova, della cerniera. E vai, con la macchinatura, non è importante neanche che ci faccia il puntino a mano, perché l'ho bloccata con la macchinatura. Perfetto, ci sta. Quindi quella è a posto. Mi sono accorta che qui è uscito questo. Guardo se mi riesce a aggiustarlo a mano. Per il resto è venuto perfetto, no? Ti taglio i fili, così è proprio finito finito. È venuto perfetto dietro il rovescio, vedete questo qui e il dritto che è questo qui. E quindi questo altro filo, da dove viene questo filo? Oh, via, quindi questo è a posto così. Quindi questa cosa qui la rimedio a mano, quindi do un puntino, lo mando dentro e faccio vedere così. Aspetta un ago, forse è meglio. Allora. Vai dentro, su, bravo, fai bravo. Così ci darò un puntino e quindi dopo è perfetto. Quindi quello non importa che lo faccia ora. Quindi questo è a posto così. È a posto, è a posto. Quindi questo è perfetto. Spero che questa idea qui della trasformazione dei due abiti in una gonna e due top vi piaccia e vi sia utile. Magari avete due vestiti che non vi piacciono tanto e quindi li potete trasformare come ho fatto io. Poi vi volevo ringraziare perché siete sempre più numerosi a farmi i commenti e mi piace l'affetto che mi dimostrate e soprattutto alcuni commenti sono molto costruttivi e sono molto molto contenta. Mi trovate su Facebook e su Instagram come BFashionBlog Paola. Non dimenticate di iscrivervi e di mettermi un like. Non ho fatto la manina, ma è uguale. Stavo pensando a voi, lo stesso. Ormai lo sapete, no? Nei miei video ci sono i colpi di scena. E quindi vi aspetto numerosa alla prossima. Ciao ciao! Carissime, grazie di aver guardato fino alla fine. Vi lascio questi altri due video e spero vi possano essere utili. Ciao ciao!